Buona domenica. Oggi, 8 ottobre, è la 27esima domenica del tempo ordinario. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: Ascoltate una parabola. C'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio, dicendo: Avranno rispetto per mio figlio. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: Costui è l'erede, su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà coi contadini? Gli risposero: Quei malvagi li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini che gli consegneranno i frutti a suo tempo. E Gesù disse loro: Non avete mai letto nelle scritture la pietra che i costruttori hanno scartato è divenuta la pietra d'angolo? Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. Perciò io vi dico, a voi sarà tolto il regno di Dio. E sarà dato a un popolo che ne produca i frutti. Il Vangelo di domenica scorsa presentava la prima di una terna di parabole dedicate al tema del rifiuto del regno di Dio da parte dei primi destinatari dell'annuncio di Gesù, il popolo ebraico. In questa domenica e nella domenica seguente ci vengono proposte altre due parabole sullo stesso tema, un tema che potrebbe apparire ormai superato. Il rifiuto storico di Israele c'è stato, è stato nel passato, non ci riguarda. Ma sarebbe un grave errore ragionare così. Prima di criticare aspramente i contemporanei di Gesù per la loro poca fede, è il caso invece di riflettere seriamente se la critica rivolta a loro non possa toccare in qualche modo anche i nostri comportamenti nei confronti del messaggio del regno di Dio. La parabola di Gesù di questa domenica testimonia che, benché per ben 8 secoli, dal tempo del profeta Isaia, il primo che parla ad Israele di una vigna del Signore che si sono chiamati a coltivare e il popolo ha continuato per 8 secoli a non impegnarsi in questo. Il Signore Gesù ha continuato a proporre la fedeltà. Secoli di profeti avevano insegnato con chiarezza a Dio che il popolo non ascoltava i suoi inviti. Eppure Gesù continua a proporre ancora la parabola della vigna. Dio non si è arreso di fronte a 8 secoli di infruttuosità e non ha cessato di inviare profeti. Addirittura il Figlio è stato inviato come messaggero definitivo e lui viene ucciso. La tentazione sarebbe quella di dire: beh, alla fine Dio ha ceduto le armi. Però non è questo il messaggio del Vangelo. Dio, che ha provato a far fruttificare la vigna per 8 secoli affidandola ad Israele, ora la affida ad altri perché la facciano fruttificare. Il regno di Dio sulla terra, regno di giustizia, di amore, di pace, verrà certamente, dice la parabola, e verrà
con la collaborazione degli uomini. Se non hanno collaborato alcuni, Dio chiede aiuto ad altri. Dio allarga i confini della sua richiesta di collaborazione e di alleanza. Se la prima alleanza è andata delusa, Dio rinnova l'alleanza ed anzi ne allarga i confini a tutta l'umanità. Verranno degli uomini che faranno fruttificare il regno di Dio. Questo è il messaggio della parabola. Solo che la parabola non ci garantisce che tra questi uomini ci saremo certamente noi. Dio si rivolge a noi come interlocutori privilegiati, in particolare a noi cristiani di antichissima tradizione, come lo era il popolo ebraico. Ma le nostre infedeltà, la nostra vigliaccheria, il nostro essere infruttuosi non fermeranno la salvezza. Dio cercherà altri uomini generosi, cuori di buona volontà, disposti a collaborare con Lui. Don Milani, con ironia e sguardo profetico, quando ormai la sua fine si avvicinava, affidò il suo breviario ad uno dei suoi ragazzi chiedendogli di conservarlo per un tempo futuro, in cui un prete venuto dalla Cina sarebbe giunto a portare di nuovo il Vangelo tra i suoi monti che si stavano scristianizzando. Don Milani vedeva la realtà della fede che diventava sempre più debole attorno a lui. Ma se dubitava degli uomini, non dubitava però del Signore e del fatto che il Vangelo avrebbe vinto il mondo. Non so se Don Milani sia stato un santo. Forse no, perché di difetti ne aveva belli grossi. Ma che fosse un uomo di fede non ho dubbi. E in fin dei conti è la fede che salva. Forse quel giorno in cui un prete cinese riporterà la fede tra i nostri monti spopolati è meno lontano di quanto si pensi. Il regno di Dio non viene fermato dalle nostre vigliaccherie, però proviamo in ogni modo ad evitare che Dio ci rimproveri per la nostra poca fede.